Dino Frassica. Allora, abbiamo bisogno del leggio. Ecco. Il leggio, se no cade, capito? Certo. Quella... è il rito. Rito. Tu, sta. Dopo, ma chi è lì? Sono il fratello e la cognata. La scena. Purtroppo. Sì, ma basta. Allora. Grazie. Prego. Purtroppo Raffaele Scarano è malato, c'ha il cimurro e allora. Povero Raffaele. Oggi 24 novembre, vigilia. No, vigilia è 24 dicembre. Vabbè, la vigilia del 25 novembre. Che vuol dire? Ti ricordi, 24 novembre. Vabbè. Quello è il 24 maggio. Vabbè. Ma come vabbè? 24... Oggi San Bronestro. Chi? San Bronestro. Mai sentito. Auguri a tutte le bronestre e i bronestri. Ma chi è Bronestro? Santo Bronestro è il santo protettore di quelli che, mentre passeggiano, sì? sentono due persone che si raccontano una cosa e rallentano per sentire il finale. San Bronestro protegge quelli lì. Proverbio del giorno, la vettura va sempre riconsegnata con il pieno. Ma non è un proverbio. Segno del Sagittario. Sì. Quali sono le caratteristiche? È arrivato il Sagittario, prima c'era l'altro segno, lo Scorpione. Segno della bilancia, dello Sagittario. Sì. La musica. È un segno, basta. È un segno maschile. Mobile di fuoco. Ma la fiamma. Governato dal pianeta Giove. Giove. Che fa? Giove. Quello è Giove. Perché Giove? Sagittario è la freccia. Chiaro simbolo dello slancio verso l'alto. Vi piace voi del Sagittario leggere, ballare, leggere, ballare. Siete molto affezionati ai cuccioli. Ai cuccioli. Conosceremo meglio il Sagittario anche la prossima settimana. Grazie. Grazie, grazie. I compleanni. Oggi Paola Cortellesi. È il compleanno di Paola Cortellesi. Auguri, Paola. Emir Custurica, il compleanno. Auguri. E Vanessa Incontrastata. Incontrastata. Diego Dalle Palme. Il 24 novembre era nato anche Carlo Collodi. Famoso per il 110 Collodi. No, per Pinocchio. Collodi, Pinocchio. Ah, il 24 novembre è nato anche Gio Di Maggio. Il marito di Marilyn Monroe. Sì, campione mondiale di baseball. Cioè Di Maggio. Lui Di Maggio è nato il 24 novembre, ma quando è nato Di Maggio dovettero correggere Anticipazione TV. Fiction Rai. Continuano le fiction dedicate ai personaggi del Novecento, dopo i grandi successi delle fiction. Come no. Su Modugno, Mia Martini, Nino Manfredi, De André. Anche per inizio 2020 la Rai sta preparando la fiction su Alberto Sordi. Né in primavera 2020 una fiction sulla vita di Giorgio Mastrota, interpretato da Alessio Boni con la regia di Paolo Sorrentino. Noi abbiamo uno sponsor, piccoli sponsor, i più modesti, la gente che lavora, gente umile. Questa settimana lo sponsor purtroppo non ce l'abbiamo perché lo hanno arrestato. Però abbiamo la rubrica nuova, vendo, cedo. Solo per amatori, cedo un bicchiere di vetro dove ha bevuto Giancarlo Magalli nel Natale 2003. Asta di partenza, 1.500 euro. Beh, vabbè, qualcuno è interessato, certo, sei interessato. Certo, baratto. Il contadino Peppe Ranocchia di Busto Arsizio cede 12 zappe ormai rotte, usate, alle quali è molto affezionato, che rappresentano la vita, certo, cede la storia. 12 zappe e in cambio vuole una casetta al mare sulla costiera amalfitana, 150-200 metri quadri, anche non arriva. Ma dove lo trova? Se c'è uno che vuole 12 zappe casa e offre costiera amalfitana. Il baratto, la legge del baratto. Ma che, vabbè. La pagina della cucina, da non confondere con la pagina della filatelia. Ma sono due cose diverse, di francobolli. Non si parla di francobolli, ma di cucina, perché sono diverse. Questa settimana si parlerà di bracioletta alla messinese, costoletta alla siciliana e della piccola pasticceria, dei dolci, della piccola pasticceria, della mignotteria. No! Rubrica dei 100 libri. Quanti sono? Indovina. Tre. Indovina. Sono tre. Lo stesso numero
di quanti erano i porcellini? Tre. Quanti erano? Tre. Bravo, ma bravo. Ma lo so. Bravo, bravo. 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 Lo so. Fabio, Fabio, Fabio. Bravo, bravo. Sei stato bravo, dai. Vabbè. Primo libro, il grande libro dei numeri con l'uno finale. Che vuol dire? È un libro pieno di cifre, è un libro, no, dove ci sono tutti i numeri, 101, 121, 11, 301, tutti i numeri che... Ma che cosa serve? Ma niente, cos'è? Un libro di Maddaleno Compagnoni. Ma chi è Maddaleno? Il maschile di Maddalena, Maddalena. Secondo libro, un libro di inchiesta, il mago Udinì è nata Udine. Terzo libro, come comprare. Terzo libro. Sì. Come comprare la casa dei tuoi sogni dopo tanti sacrifici e una rapina in banca. L'autore si chiama Asio Nardi. Asio. Asio, il maschile di Asia. Asia. Ultima notizia, mi raccomando. Mi sì, raccomando. La faccio bene. Non essere precipitoso. No, faccio bene. A pomeriggio 5, il noto scrittore... Non c'è niente da ridere, lo ride pure quello. Detto pomeriggio 5. A pomeriggio 5... Mi devo concentrare. Fa ridere pomeriggio. Vabbè. A pomeriggio 5, il noto scrittore Donato Carrisi, sì. Con Albano non sono parente. Ho capito, sì, sì. O meglio, Albano è parente, ma Donato no. Ha litigato a Donato Carrisi in diretta con Roberto Saviano. Oddio, sì. E perché? Saviano lo accusa di avere copiato una sua idea nel suo ultimo romanzo, un giallo trailer. Thriller. Donato ha poi ammesso, è vero, è un'idea di Saviano. Per farmi perdonare, voglio regalare a Roberto... una cassa di champagne. Oh, quindi è perdonato? No, è per Roberto. L'ho fatta bene. L'hai fatta male. Nino Frassica. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per salutarci. Nino Frassica.